Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta trenino di Natale. Questa delizia è veramente fantastica perché prima di tutto è facile da preparare, secondo è molto gustosa e noi vi assicuriamo che farete un figurone a Natale portando questa torta e piacerà tantissimo anche ai bambini. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa delizia natalizia. Per questa ricetta ci serviranno 400 g di farina 00, 180 ml di olio di semi di mais, 380 ml di latte intero fresco, 180 g di zucchero di canna integrale, 4 uova, 75 g di cacao amaro, una bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon, un pizzico di sale. Tutti gli ingredienti di questa ricetta sono biologici. Per prima cosa abbiamo messo le uova in una ciotola bella capiente, ora ci aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo tutto per bene, aiutandoci con un frustino. Fatto ciò aggiungiamo l'olio e tutto il nostro latte. Fatto ciò mescoliamo per bene finché gli ingredienti non si saranno amalgamati, sempre con il nostro frustino. Mescolati per bene tutti gli ingredienti, mettiamo un attimino da parte il nostro composto e ci occupiamo delle polveri. Mettiamo la farina dentro una bulbella capiente. Poi il lievito. Il cacao, e per finire mescoliamo per bene il tutto. Mescolate bene tutte le polveri, le mettiamo un attimino da parte perché prendiamo i nostri liquidi e al tutto aggiungiamo il sale e l'estratto della bacca della vaniglia bourbon. Fatto ciò, aggiungiamo le polveri piano piano finché il tutto non si sarà amalgamato in un impasto omogeneo. Amalgamati per bene tutti gli ingredienti, non ci rimane altro che trasferirli nella nostra teglia e la nostra misura 25 cm x 33. Lo trasferiamo e poi lo cuoceremo a 160 gradi, forno ventilato per circa 25 minuti e mi raccomando fate la solita prova stecchino. Mentre la nostra torta sta cuocendo vi presentiamo gli addobbi per il nostro trenino di Natale, cioè wafer alla vaniglia bourbon, ovviamente quanto basta, wafer viennesi quanto basta, 50 g di cioccolato fondente fuso e cioccolatini quanto basta. Sfornata e raffreddata la nostra torta si presenta in questo modo e come potete notare abbiamo già tagliato i bordi e l'abbiamo resa regolare. A questo punto non ci rimane altro, con un bel coltello, di eliminare la parte superiore, quella lucida. Quindi, non preoccupatevi se vedrete che una parte è più alta e una parte più bassa, perché tanto lo andremo a livellare. Livellato anche sopra, tagliamo 3 cubi di 8 cm di larghezza. Poi da ogni pezzo ricaviamo dei rettangoli di 11 cm di lunghezza. Come potete vedere abbiamo tagliato tutto il nostro impasto in pezzi e si può notare anche una certa divisione tra i vagoni e la locomotiva. Per la locomotiva abbiamo tagliato un pezzo da 11x8, uno da 7x7 e uno più piccolo da 3x3. Con già tutto pronto, eccoci qua al momento dell'assemblaggio. Come potete vedere abbiamo un vassoio che misura 50 cm x 40 coperto di carta da forno. A questo punto prendiamo il rettangolone che era destinato alla locomotiva, lo appoggiamo poi sporchiamo una parte della nostra
locomotiva del cioccolato fuso, mi raccomando bene bene. Su quella ci mettiamo l'altra parte della locomotiva. Poi ce ne mettiamo ancora un pochino nel mezzo. E sopra ci mettiamo il cubetto più piccolo. Ed ecco qua la nostra locomotiva. Ora ci occupiamo dei vagoni. Come prima prendiamo un pezzo, lo sporchiamo con un po' di cioccolato. Fatto ciò, prendiamo un altro pezzo, ce lo mettiamo sopra ed ecco qua un nostro vagone. E continuiamo così finché non finiamo. E a questo punto non ci rimane altro che decorare per bene il nostro treno. E utilizziamo i wafer, che sporchiamo un pochino di cioccolato e li mettiamo lungo i bordi. Continuiamo così finché non li finiamo. E a questo punto non ci rimane altro che decorare per bene il nostro treno. Ora stiamo utilizzando i wafer, che li sporchiamo un pochino di cioccolato sulla base e li utilizziamo appunto come decorazione per i vagoni, li mettiamo in piedi. Poi, aiutandoci con un coltello, tagliamo le parti in eccesso in modo da arrivare sempre alla posizione giusta per metterli e coprire per bene tutti i bordi. Noi vi volevamo dire che abbiamo creato dei cerchietti con il cioccolato bianco, poi li abbiamo messi in freezer a raffreddare. Ora li prendiamo, ovviamente usiamo il nostro cioccolato fuso come colla, con quello attaccheremo tutto, e li incolliamo per bene ai nostri vagoni e alla nostra locomotiva. Mi raccomando, 4 per ognuno. E ovviamente non ci rimane altro che creare i nostri binari e noi utilizziamo i wafer viennesi. E ora tagliamo i nostri wafer a forme di cerchietti e li utilizziamo come fanali. Ovviamente utilizziamo come collante il cioccolato fuso. E voilà! E ora è arrivato il momento di aggiungere i nostri dolcetti e li disponiamo proprio come vogliamo. Ma guardate com'è venuto bene il nostro trenino di Natale! Che carino, che pieno di dolcetti! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate una campanella e passate uno splendido Natale!